Hanno vissuto momenti di sconforto, il futuro sembrava nero. Sono gli ex lavoratori della birra Messina e poi della Triscele. In 16 hanno deciso di rimettersi in gioco, di puntare tutto sulle loro competenze. La birra la vogliono fare loro. Hanno messo in piedi una cooperativa, si chiama Birrificio Messina. La regione gli ha assegnato 2 capannoni a un prezzo quasi simbolico e che tra 5 anni potranno riscattare. Per l'avviamento ci vogliono circa 2 milioni di euro, ma è una sfida che sono pronti a vincere. Abbiamo deciso di fare una riunione tutti, i 41, dove abbiamo deciso di formare una cooperativa. E sono usciti 16 persone. Gli altri purtroppo, qualcuno va a lavorare in altri posti, qualcuno ha scelto di restare in mobilità, insomma sono scelte che uno deve fare nella sua vita. Noi invece, noi 16, abbiamo deciso di rimetterci in gioco. Io ho 55 anni, perciò ho la voglia di continuare a lavorare anche per me e per un futuro dei giovani. Di mezzo però ancora una volta c'è la burocrazia che sta rallentando tutto. Il contratto di locazione infatti già esiste, manca però la valutazione degli stabilimenti che dovrà fare l'Agenzia del Territorio e che servirà poi per l'acquisto degli stessi tra 5 anni. Un passaggio chiave e che tarda ad arrivare. È questo insomma che vi sta bloccando, c'è questa impasse burocratica? Sì, solo questo qua, perché noi abbiamo tutto pronto. A livello organizzativo già siamo pronti ad iniziare i lavori, perché già abbiamo interpellato le ditte e loro aspettano una nostra chiamata. Lo fate anche rischiando del proprio, anche dal punto di vista economico, questo non è un aspetto secondario. È apposta. Stiamo rischiando l'investimento nostro è di circa 50.000 euro ciascuno, in quanto stiamo attingendo dalla nostra mobilità e dai soldi del TFR che l'ex datore di lavoro ancora deve darci, ma quando ci darà saranno a disposizione della cooperativa. Si produrranno 2 tipi di birra, il nome resta top secret, ma entro l'anno si conta di partire.